Allora, adesso ovviamente il filo conduttore che ci porta da un intervento all'altro, è chiaro che ringrazio l'intervento dell'intervento che in qualche modo ci ha portato in quello che è il cosiddetto mondo reale. Anche qui vorremmo capire un po' il discorso del mondo reale, anche perché ci ha parlato di manipolazione, cosa è più vera del dire quando una cosa è concreta la voglio toccare con mano. Qui forse ci servirà anche capire, grazie all'intervento successivo, di capire se esiste una differenziazione tra mondo reale e mondo digitale o mondo virtuale. Anche nell'intervento precedente noi abbiamo visto in real time tutto quello che teoricamente avviene nel mondo virtuale, ma questo mondo virtuale in realtà è collegato col mondo reale, fa parte del mondo reale, può essere collegato? Beh, questa è in E pratica questa quello che... infatti è la materia, cioè, o meglio la disciplina che voglio comunicare oggi in questo E quindi bellissimo adesso convegno. l'intervento della Esattamente. professoressa Tiziana Primavera, che ovviamente ci introdurrà rispetto alla realtà aumentata, è un docente dell'Università della Sapienza e quindi affronteremo questo argomento. Beh, allora innanzitutto vorrei comunicare, possiamo abbassare le luci perché l'elemento visual in questo caso è preponderante, direi di sì. Allora, noi parleremo di una tecnologia innovativa che consente di esportare nel mondo reale tutto ciò che noi produciamo nel mondo digitale. Mi metto così. Allora, che cos'è? Il nome di questa tecnologia è Realtà Aumentata, acronimo AR da Augmented Reality, e studia sistemi proiettivi di contenuti virtuali da comporre con un flusso video, con immagini del mondo reale. Questo che significa? Significa che noi possiamo visualizzare come fossero ologrammi tutti i contenuti virtuali, i dati digitali multimediali che generalmente elaboriamo in un computer. Di fatto è come se la nostra realtà, lo spazio circostante, fosse arricchito di un layer informativo supplementare, un layer digitale sovrapposto al reale. Guardate bene, non sono fotomontaggi, sono foto queste, ma di ologrammi digitali creati al computer e inseriti nel contesto reale. Voi direte come si fruisce di questo contenuto virtuale? L'utente, il fruitore potenziale di un'applicazione di realtà aumentata, mediante dispositivi tecnologici definiti device, è in grado quindi di visualizzare il contenuto all'interno dello spazio reale perfettamente allineato e congruente al proprio punto di vista. Ora, perché siamo qui oggi a parlarne? Considerando che questa tecnologia è nata nel 1968, studiata in ambiti militari, recepita nel campo medico per operazioni particolari, ma che ecco, oggi soltanto iniziamo a... Grazie, perché in effetti era veramente... che soltanto oggi ci proponiamo di comunicare e di divulgare. Perché? La crescita della capacità computazionale dei tablet, la diffusione macroscopica dei device, come quali smartphone di grande diffusione, consentono oggi, soltanto oggi, di poter fruire di questi contenuti. Quindi non soltanto occhiali tecnologici, lenti a contatto particolari di ultimissima generazione e dai costi elevati, ma anche tablet o addirittura la webcam dei PC. Premesso ciò, vi lascio intuire la potenzialità enorme di poter esportare tutto ciò che noi possiamo costruire digitalmente, nella scala voluta, nella scala rappresentativa che a noi appare più opportuna per le finalità preposte. È chiaro che inizialmente questa tecnologia, per il suo appeal, per la sua novità, ha attecchito in campo pubblicitario. Sono state moltissime le applicazioni, non tanto italiane, ma oltreoceano, che hanno avuto un ampio successo di pubblico per il carattere di gaming, dell'aspetto ludico, che assolutamente è intrinseco al potenziale di questa tecnologia. Di fatto, quindi, per essere chiari, e la realtà aumentata è caratterizzata quindi da un insieme di dati digitali che
che si inseriscono in una serie di dati preponderanti dello spazio reale, ma sempre, sottolineo sempre, relativi al contesto d'uso. Di fatto, come dicevo prima, è una fruizione differente dello spazio reale che viene implementato di tutto ciò, di informazioni supplementari che noi vogliamo apporre. Si va quindi dall'infografica, è nata quindi inizialmente con le prime applicazioni per le ridotte capacità di calcolo dei vari device, erano chiaramente contenuti digitali piuttosto concentrati, ma siamo arrivati a dei livelli di esportazione del dato digitale altamente iperrealisti. Una caratteristica sostanziale di questa tecnologia, che garantisce quindi una user experience accattivante, è l'interattività, cioè il soggetto che manipola l'oggetto digitale è esso stesso protagonista, perché lo può movimentare o girarci intorno, ma anche e soprattutto la modalità real time con la quale questa tecnologia e soprattutto la visualizzazione, il risultato si espleta. È una visualizzazione istantanea, non ha i famosi tempi di delay che inizialmente avevano affiancato, diciamo, la nascita di questa tecnologia. Oggi c'è una risposta appunto in modalità real time, i tempi di rendering sono estremamente competitivi, per cui la user experience di un utente è decisamente felice da questo punto di vista. Ma qual è quindi l'obiettivo di questa tecnologia? È quello di rendere un'esperienza percettiva dello spazio reale estremamente ricca, quanto più ricca possibile. Ora, ecco un classico esempio appunto l'infografica, ma vedete quanto e a che livelli siamo arrivati con la ricerca. In realtà si può simulare un prototipo, pensate ai costi, economici di un allestimento fieristico di navi, di oggetti di grandi dimensioni, no? È chiaro che lascio a voi il vostro intuito la capacità di prefigurare una serie di applicazioni interessanti per questa grande capacità che abbatte il paradigma classico del mouse, della tastiera e del desktop. I device, come vedete, questo è a titolo informativo perché non tutti ancora conoscono questa tecnologia, per cui mi sono permessa, no, di portare questi contenuti. Come vedete si passa dalle lenti a contatto miniaturizzate che trattano di optoelettronica sino ad arrivare ai più comuni smartphone. E questo forse è il successo attuale di questa tecnologia, che vi annuncio sicuramente con Windows 10 comincerà a penetrare, diciamo, nelle case di tutti. Una piccola precisazione voglio farla, perché si parla molto di realtà virtuale e si confonde con la realtà aumentata. In realtà la realtà aumentata è un sistema interposto che si pone quindi a cavallo fra lo spazio completamente reale e lo spazio completamente virtuale. È una tecnologia che deriva dalla realtà virtuale che probabilmente tutti conoscono, ma di fatto persegue finalità completamente differenti. Quindi un piccolo chiarimento: la realtà virtuale è completamente immersiva ed ha una finalità contrapposta alla realtà virtuale, perché permette la realtà virtuale, quindi non aumentata, di costruire dei mondi totalmente immersivi che possono essere anche totalmente affrancati dalle leggi fisiche che circondano il nostro mondo. La realtà virtuale quindi nasce con delle finalità di totale immersività ed è volta a simulare dei mondi anche completamente creati. Al contrario della, ecco, questo è un esempio massimo di virtualità, no? Di realtà virtuale, massimo l'Oculus Rift, no? Totale immersività in un mondo totalmente creato. Differenza sostanziale quindi con questa tecnologia, che è perfettamente attinente allo spazio reale, che incrementa quindi l'esperienza percettiva dello spazio circostante. Ora, come si può innestare, perché questo poi è il tema, no, della giornata, abbiamo spiegato per sommi capi di questa potenziale tecnologia informatica, ma quali sono in realtà le connessioni con la formazione? Beh, una piccola, anzi non piccola, un'osservazione interessante che nasce nel 1968, ma Tom Cowdell coniò questo termine di realtà aumentata, augmented reality,
per una sostanziale applicazione di formazione on site, cioè in realtà viene usata per la prima volta con scopi prettamente funzionali, finalizzati quindi alla formazione, per poter insegnare ad un grande numero di operai i passaggi, il cablaggio necessario per costruire l'aircraft della Boeing. Quindi nasce in realtà un primo sviluppo, è proprio quello educativo, formativo, perché in realtà i tempi erano estremamente ridotti e quindi bisognava insegnare al maggior numero di operai i processi necessari per eseguire questo cablaggio. Quindi, la BMW negli anni, nel 2008 recepisce questo primo iniziale tentativo di applicazione a livello di formazione di questa tecnologia e diciamo comincia a costruire una serie di codici che permettevano la manutenzione, quindi la formazione attraverso la manutenzione. Che cosa faceva l'operatore? Indossando questi occhiali tecnologici e attivando dei comandi vocali, poteva visualizzare direttamente, magari all'interno del cofano della macchina, le operazioni sequenziali da svolgere. Ovviamente erano dei 3D olografici che in una fase quasi di merging, cioè di sovrapposizione, si innestavano sulla visione della realtà. Applicazioni mediche nel campo della rianimazione, grazie anche agli opportuni sensori, questa possibilità di manovrare in maniera perfetta, diciamo, di seguire il processo di rianimazione in maniera corretta, permetteva di poter visualizzare sul volto del manichino tutta una serie di reazioni che sono quelle veramente fisiologiche che si verificano quando l'operazione è ben fatta. Quindi, e non soltanto, perché ecco qui vi ho portato un'immagine semplificativa di come questo processo di collimazione fra reale e virtuale possa arrivare a dei livelli talmente accurati da aiutare i chirurghi in operazioni complesse al cervello. È chiaro che il margine di accuratezza è strettamente relativo al costo delle attrezzature, al tipo di finalità che uno vuole attivare, perché chiaramente se si tratta di un chirurgo che vuole operare al cervello, deve essere in termini, no, il livello di accuratezza dei millesimi di millimetro. Diverso è se devo provvedere ad una ricostruzione virtuale di un monumento dove anche 5-10 centimetri di mancata collimazione non danno il loro peso. E questa, per esempio, comincia a essere un'attività, un codice che è stato scoperto e ha vinto un premio estremamente interessante, perché per me, che provengo dalla geometria descrittiva, è stato finalmente, diciamo, un ponte che ha coniugato il disegno manuale con il disegno automatico, in quanto l'algoritmo era in grado di ricostruire e di estrapolare il modello tridimensionale direttamente dall'assonometria disegnata. Se correttamente disegnata, ecco, in questo caso la manualità, no, che ritorna e che finalmente crea il ponte tra digitale e l'approccio manuale classico. La didattica e l'innovazione tecnologica. Abbiamo sentito i vari interventi e sicuramente questo nel panorama si avverte l'urgenza, no, del cambiamento, si avverte l'urgenza del cambiamento perché i ragazzi cominciano ad essere dei nativi digitali e certamente qualche cosa sta cambiando intorno a noi. I ragazzi sono permeati, o lo saranno presto, di tutta una serie di input informatici che vanno dalla realtà aumentata, dalla possibilità di interazione, quindi di soggettivazione, no, del proprio operato, e soprattutto la possibilità della portabilità dei dispositivi tecnologici. Siamo quindi di fronte a diversi esperimenti che si stanno verificando nel mondo delle cosiddette augmented classroom. Sono enormi le potenzialità, di fatto, perché questo approccio rende gli studenti estremamente protagonisti del processo di apprendimento. E vista anche forse la novità tecnologica, ma soprattutto la loro facile permeabilità ai contenuti informatici, no? Di fatto si è registrato e sono stati fatti dei test
che hanno verificato come processi di apprendimento realizzati in realtà aumentata siano stati catalizzatori di attenzione con ottime prestazioni poi ad accelerazioni dal punto di vista dell'apprendimento stesso. Quindi alcuni professori americani hanno spiegato così in maniera abbastanza fantastica, hanno fatto un po' sognare perché hanno descritto queste classi potenziali, no? In cui poter far comparire oggetti un po' come fece Harry Potter nel film. Quindi si va a stimolare l'attenzione, anche appunto, e sottolineo, con un effetto sostanzialmente ludico, come una matrice che è catalizzatrice di entusiasmi all'interno della classe, perché si può tranquillamente materializzare l'impossibile, concetti astratti e quant'altro. Per esempio, un insegnante può prefigurare dei contenuti, ipotizzare delle gite scolastiche in ambiti museali, ma egli stesso caricare i contenuti che predilige. Quindi va bene sì l'approccio maieutico, ma il controllo dell'insegnante, personalmente, a mio avviso, comunque il filtro deve esserci. In questo caso l'insegnante appunto può prefigurare i contenuti che i ragazzi potranno visualizzare semplicemente fotografando l'oggetto e magari avendo dell'infografica esplicativa accanto, quindi una scultura e accanto tutto quanto l'insegnante desidera comunicare.